Benvenuti, benvenuti in questo nuovo mondo di Minecraft. Ah, sono così contento di iniziare una serie che potrò portare avanti. Non vi preoccupate però, perché tratteremo tutto. Il lato negativo delle serie YouTube di questi modpack di Minecraft enormi è che in genere lo YouTuber si perde a un certo punto si perde nel suo mondo, inizia a fare cose assurde. Credendo di spiegare bene, ma in realtà lo spettatore non è che ci capisce poi tanto. Non vi preoccupate perché questa cosa con me non succederà. Allora, innanzitutto Better Questing. Ciao. Open Computer Craft. No, Open Computers senza Craft Manual. Immagino che sia qualcosa che dovrò leggere dopo. Bottiglia di abilità. Questa roba mi fa spingere via le entità che guardo, mi costa 52 livelli e posso riportarle indietro, avanti e indietro come mi pare, e posso riprendere i livelli quando voglio, molto comodo. È una aggiunta della Everlasting Abilities, capì? Bellissima, non la conosco. E c'è il Lexica Botania, che è un libro della botania che poi mi andrò a vedere io. Allora, c'era un tasto che avevo messo per il libro delle quest, eccolo qui. La prima che andiamo a fare... Oh, questo che state vedendo ovviamente non c'è in Minecraft normale. È un sistema di quest, cioè di achievement, che è diverso, insomma. Cercherò di farvelo vedere il meno possibile. Cerchiamo di capire un po' che cosa dobbiamo fare innanzitutto. Clicchiamo su quel coso rosso e qui mi dice che questa è la quest iniziale, non devo fare niente. Clicco semplicemente qui e mi dà sta roba. Hanno messo pure la musica, che bello. Questa roba qui mi serve per fare in modo che il primo albero che pianto mi cresca e diventi enorme. Per far crescere un albero è necessario sole, amore e twerk. Soprattutto twerk. Vi raccomando di disabilitare l'opzione di tasti rapidi di Windows mentre fate questa operazione, poiché vi potrebbe spammare mentre lo fate. Allora, come potete vedere, mi è uscito un albero normalissimo. Questo dimostra che quello che dico non dovete prenderlo per vero. Ah, dovrei prendere questo albero come si fa in Minecraft, giusto? No! Perché noi siamo in un pacchetto e non possiamo perderci tempo con queste cose vanillose. Inoltre, non so se l'avete notato, ma siamo su un'isola fluttuante e quindi dobbiamo preoccuparci della nostra sopravvivenza, prima di tutto. Ah, bene, del legno. Continuo così per un po' e nel frattempo vi spiego un po' di cose. Allora, sono contento che la community si stia movimentando sui miei altri video, i tutorial di Batch, e abbiate dato responso alle mie richieste. Sono stato contento che mi abbiate fatto delle proposte nei commenti. Qualcuno ha detto JavaScript, sono molto contento di questo e sarò molto felice di assecondare quella persona. Poi ovviamente vediamo come va. Se tipo non la guarda nessuno, penso che sia un po' uno spreco, perché se potrei fare altri contenuti... Io sto morendo di fame nel frattempo. Perché potrei fare altri contenuti e... Non è possibile fare tipo qualcosa di meglio con le mele? Ah, io premo U e come potete vedere, dato che c'è un sacco di roba da fare, con U, che sta per utilità, vedo tutto quello che si può fare. Ok. Smelting, ok, quindi basta cuocerla. Ok. Lì giù c'è della roba e dell'acqua. Ok, prima che muoio andiamo a vedere un po' che cosa ci dice di fare il nostro questbook per procedere. Ah, mi servono 8 mele? Ma morirò prima? Ok, intanto poi ho visto anche un altro oggetto che era richiesto e lo faccio immediatamente. Allora, si faceva in questo modo, no, così, sì, il crook. Questo qui ci dovrebbe aiutare a prendere più alberelli. Vabbè, intanto che abbiamo un po' di terra, voglio dire, si stava un po' costretti. Capisco che l'ambiente è aperto, però. Ok, caspita però, ok, devo usare questo, posso usarlo con la webminer? Sì? Ok, mi ha dato le mele e non mi ha consumato troppo cibo, sono contento. Oh, perfetto, ho le mele che mi servivano per la missione, poi... Che bello!
Me lo dice lui quando ho fatto una visione. Fantastico! Quindi mi dà due bottigline di vetro. Un juicer. Ah, è la roba per fare le spremute con l'arancia, certo. E 5 di queste monete. Ah, di cui non ho parlato. Ecco, perdono. Mi sono perso in chiacchiere. Allora, questi cosi sono delle monete, d'accordo? E cioè dei reward, vedete? Queste cose qui mi costano. Cioè, una loot chest che, da cui può uscire delle cose a caso mi costa 10 di queste. E man mano che si va avanti di tier mi escono altre cose. Poi ci stanno queste altre cose qua che, vabbè, 100 di quelli e 200 Blazor. Mo' ci arriveremo subito. Intanto ho fatto la missione, quindi ste mele me le posso mangiare. Però le vorrei cuocere, che spreco. Aspetta, Juicer. Juicer. Sapevo che i creatori della mod non mi avrebbero. Ma io ho un diamante. Ok, allora, prima di morire, voglio lasciare questo messaggio ai miei parenti e ai miei cari. Non so perché mi laghi, tipo l'animazione del coso. Del mouse, voi lo vedete. Oh, ok, lo lascio lì. Anche questi due che mi sa che potrebbero tornare utili. Poi, allora, questo. E poi giù. Ma aspettate. Cioè, ok, ho il succo di mela, ma la bottiglina mi rimane, no? Quanto mi dà? Ma è assurdo, ma è OP sta roba, scusate! Ma che perché mi avete dato le bottigline se non mi servono? Vabbè, lo scopriremo. Mi sto emozionando. Allora, innanzitutto abbiamo dei silkworm, che penso di sapere già a cosa servono. Allora, innanzitutto, sto dicendo troppe volte innanzitutto, però quando uno si emoziona, no? Che altro può dire? Ah, non so più come si gioca a Minecraft. Ok, perfetto. Mi faccio una bella pala. Perché ho intenzione di scavare la terra di sotto e fare e appiattire la zona. Perché abbiamo bisogno di più. Oddio. Ok. Ah, oddio. Avrei dovuto fare in un altro modo. Perché mi si è rotta la terra sotto i piedi? Oddio, sta roba. No. Non mi dire che sta roba si rompe con l'acqua. No. Allora, ho il legno, non ho paura di sfruttarlo al meglio delle mie possibilità. Sta facendo notte, vabbè, non spawnerà nulla finché siamo noi qui. E prendiamo un po' di terra. Io non dovrei scavare sotto di me in quel modo, come se fosse tutto normale. È tutto normale dentro di me. Ecco qua. Certo, non è molto, ma è un lavoro onesto. Allora, un albero lo pianto qui. È una stronzata piantare l'albero lì, perché poi quando vado a prendere la roba cade tutto. Allora, se io mi ricordo bene, allora io posso. Sono nell'albero. Potrei usare le slab, ma tanto il legno lo faccio come se piovesse, non me ne frega niente. Ora spawnano i mostri, io muoio. Allora, questi vermi io posso metterli nell'albero. Posso. E mi mostra una percentuale che aumenta in alto. Che aumenta molto. Mamma Madonna! Sta trasformando un albero intero. Questi cosi distruggono vegetazioni intere. Oh mio Dio! Non è un lavoro onesto questo. Don. Ah, questa è fatta al 100%. Ah, ok. Oddio. Ok, questo non l'avevo notato. Molto, molto brutto come esempio di arte contemporanea, pixel art contemporanea. Vabbè, andiamo a vedere il nostro questbook che altro ci dice. Ho dato un'occhiata alle quest e a quanto pare. Adoro sta canzone, ma scusate perché non uso la Van Miner? Ecco qui. Ah, perfetto. In pratica quei vermi ci servivano a fare il filamento, le stringhe qui. E ne abbiamo un sacco. Ok, andiamo a reclamare ciò che è nostro. Ta-da-da. Ah, solamente altri 5 di quelli, d'accordo. Vogliamo provare ad aprire una loot chest? Facciamo così. Cerco di guadagnarne altre 5 facendo quella roba lì. Allora, avevo visto anche un'altra quest dove devo fare uno di questi. Ok, del legno, una slab di legno e degli stick. Ok, quindi slab così. Faccio così, eccolo qui. Ok,
Lo metto un attimo qua. Com'era la quest? Ok, non penso possiamo ancora fare questa quest. Però c'è un'altra qui che richiede questo sieve. Che possiamo fare? Allora, sieve. Cioè, qui ovviamente la barra di sotto per semplificarci il lavoro. Allora, possiamo fare questo. Ci mancano gli stick. Li facciamo. Ora ce li abbiamo, perfetto. Poi dobbiamo fare anche questo coso qui. Con le string che si prendono dalla cesta che le avevo messe dentro. Ecco qui. Abbiamo fatto anche questo. Quindi ora devo semplicemente. Niente, devo semplicemente prendere questi. Ok, allora, innanzitutto la musica di Minecraft non mi piace molto in. Cioè, che copre quella là del. Ah, che copre quella lì del tizio. Di quel tizio lì, ok. Sembrava decisamente più vecchio a testa in giù. Ora sappiamo che non lo è. Non è così vecchio come sembra. D'accordo, lo metto qui. Immagino che questo. Me ne ha date 9. Oh. Bello, posso metterlo qui. E è un setaccio. Ok, non lo dovrei fare, la terra è preziosa. Però. Ok, questa posso romperla. Guardate che faccio. Oh. Ok. Mi prendo un pezzo di terra che praticamente non userò mai. Lo metto qui. Oddio, ci va. Lo setaccio e mi ha dato un pezzettino di pietra, un pezzettino di diorite, semi di anguria e semi di zucca. E beh, buono. Ok, direi che comunque per questo episodio va bene. Con quest'alba stupenda, direi che possiamo spendere i nostri 20 rack, i nostri primi 20 soldi che abbiamo guadagnato con la nostra obbedienza e comprare un paio di loot chest. Non è che ne posso prendere una che. Ne posso prendere una che è good. Qui mi può uscire roba migliore. Allora, io vengo dai giochi gacha, quindi. Vedi Dokkan Battle, vedi Madoka Magica, vedi. Insomma, quelli là dove devi shoppare per prenderti. Cioè, per pullare sui personaggi e sperare che ti escono quelli belli e forti. Quindi. Se devo decidere di prenderne due scarse o una forte, beh, penso che prenderò quella la forte. Ok, me li hai presi. Vai. Siamo pronti per aprire questa loot chest. Legendary. Ok, Legendary di solito è buono. Quindi, se questo video vi ha intrattenuto fino a qui e volete scoprire a cosa servono questi cosi, lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi restate con me, iscrivetevi se non l'avete fatto, lasciate un mi piace e commentate con le vostre reazioni su come vi sembra, su come pensate si evolverà questa cosa. E inutile dire che sono davvero hyped per un pacchetto di Minecraft che posso giocare perché non c'è niente, non ci sta nulla. Aspettate. Non fraintendetemi, ci sono più di 280 mod. Semplicemente non c'è nulla qui nei dintorni e quindi non laggo. E quindi finalmente posso farlo. Insomma, è un sogno che si avvera. Posso chiudere. Ciao ciao.